DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Whatever I get you through the night, Elton John e John Lennon insieme, un ricordo appunto di un concerto al Madison Square Garden di ormai quasi 30 anni fa. Leggevo i quotidiani in questi giorni e c'era una notizia che mi ha fatto veramente un po' indispettire. Invidia, questa è invidia, chiamala con suo nome. Invidia, perché c'è gente che già guadagna un sacco di soldi. Sì. Non basta quelli che guadagna facendo un mestiere, ne va a guadagnare altri facendo un altro altrettanto ricco. No, ma tu non sei invidioso di quello. No, a parte quello, invidioso. Pensa, Gene Gnocchi, che giocherà nel Parma, tesserato col Parma, sì, guadagna gli stessi soldi che prende Bobo Vieri all'Atalanta. Giusto, ma solo che giusto, non credo abbia il bonus di 100.000 a gol, perché sai che Bobo ha 100.000 sì, euro a gol al momento segnati da Bobo. No, zero, perché non ha mai giocato ancora. Noie al ginocchio. Buongiorno Gene. Buongiorno, ciao Linus. Ciao, come stai? Sei contento di questa cosa? Ma ero contento fino a quando ieri non mi hanno fatto fare il test di Cooper. E com'è andato? Quindi il test di Cooper? È venuto Cooper personalmente. Ecco, l'allenatore. Quindi, perché ricordiamo, il test di Cooper sarebbe, Linus, è correre una certa distanza diverse volte in un certo periodo. 1000 metri, no? Cos'è, Gene? No, il test di Cooper è quanto fai in 12 minuti. Quanto fai in 12 minuti? Ah, bravo, giusto. Sì. Giusto. Sì. Scusa un attimo, Linus, quanto fai in 12 minuti? Io, se mi impegno alla morte? A manetta, alla morte, morte, il giorno migliore della tua vita. 3 chilometri. Gene? 700 metri. Vedi? Dovevi fare il test con la Mini Cooper. C'era il dottor Cooper che era disperato. Disperato. Senti, tu hai fatto un po' il giro delle sette chiese prima di spuntare un contratto col Parma, perché ti eri allenato anche con Atalanta, mi ricordo, Torino, Sampdoria, Torino, Siena, Bologna, Vicenza. E poi agli altri avevo mandato le cassette. Come un brasiliano. Sì. Perché fanno così i brasiliani, mandano le cassette? Beh sì, le manda il procuratore di solito. Sì, il mio procuratore ha mandato le cassette. Solo che si è sbagliato, ha mandato cassette dei Simpson. Senti, però tu eri al Parma che miravi, dai. Sì, perché è la squadra della mia città e quindi insomma ero contento, ma anche se insomma l'esordio sarà molto difficile perché devono verificarsi determinate condizioni, cioè che Parma sia salvo, che la partita sia facile, influente per il risultato, quindi non credo che ce la farò, però intanto insomma è stato un bel passo. Senti, Morfeo come ha accolto questa notizia, visto che un po' va a insidiare il suo ruolo? Morfeo mi ha invitato nel suo ristorante e poi non ti dico cosa mi ha fatto mangiare. Esatto, devi presentarti con gli assaggiatori. Devi depistarmi. Esatto. Mangiare del goulash avariato, goulash. Anni fa. Sì, secondo me Morfeo ti ha accolto come Inzaghi ha accolto Ronaldo. Esatto, sa che si stanno diciamo che è la stessa diatriba. Esatto. È molto bella quella che c'è sulla Gazzetta di oggi di Ronaldo, la puoi ricordare, Gene? Beh, che è stato beccato dai paparazzi mentre esce da un ristorante, si ferma, ci ripensa e rientra nel ristorante. Senti, però per essere un vero giocatore del Parma, adesso al di là del fatto che tu giocherai o meno, speriamo di sì prima della fine del campionato, dovrai fare un po' vita di spogliatoio in questi 2 o 3 mesi che mancano, no? Beh sì, dovrei fare allenamento e quindi dovrei fare allenamento con loro, ma c'è già una tabella col medico del Parma, abbiamo fissato una tabella che io dovrei insomma diciamo mettermi al pari degli altri entro il 2014, dovrei essere allo stesso livello dei compagni. Sempre che gli altri peggiorino abbastanza, più che altro. Beh, chiaro, tutto questa è la cosa, loro diventano sessantenni e io settantenni. Senti, i tifosi del Parma stanno facendo un po' gli scongiuri, secondo te c'è qualche buona speranza che ce la faccia o è veramente così difficile come sembra? Beh, è molto dura perché è una squadra che è penultima in classifica, quindi non è semplicissimo, però già il fatto che una squadra penultima faccia un'operazione di questo genere la dice lunga sull'autoironia comunque che c'è dalle nostre parti, questo secondo me è una bella cosa, però insomma io credo che se soltanto l'idea di farcela è soprattutto legata alla salvezza del Parma, insomma, certo. Diciamo saremmo contenti in due, il Parma perché si salva e io perché entro nel Guinness dei primati. Certo, l'idea secondo me nasce anche da quel cestista italiano Marzorati, sì. No Gene, tu hai visto, no? Lui... Certo, Marzorati che a 53 anni ha giocato, ma l'idea voglio dire è una follia, ma va presa chiaro per quello che è, insomma io non c'ho mica pretese, mica ho detto se mi tesserate mi date questa opportunità, bene, se no
voglio dire, continuo a fare il mio lavoro e, continuo a divertirmi alle gag di DJ Angelo e Savino. Senti, io mi ricordo di averti visto giocare diverse volte, sempre con le ginocchia un po' fasciate, un po' con qualche ginocchiera protettiva. Sì, cioè, adesso non più, stai perché bene? Ho fatto un bel lavoro. Sì, ho fatto un bel, mi ero operato al crociato, quindi, però adesso sono guarito. Gioco. Ecco, però nel caso tu dovessi giocare anche 5 minuti, sì, prometti che almeno un vaffanculo per un altro giocatore del Parma che non ti passa la palla, un po' come fai nelle partite, quelle nelle partitelle, insomma deve esserci, no? La costante, la continuità. Ma come no? Ma quando uno è giocatore rimane giocatore, ma altro che vaffanculo. Ma io sono in grado di insultare i giocatori fino a 4-5 generazioni. È una roba, quindi non ricordiamo, è un problema. Che... io arrivo fino a... mi informo sugli avi dei calciatori, dei miei compagni. Sai che una volta una volta DJ Angelo ha giocato con Gene, è tornato terrorizzato. C'è l'anticristo e l'anticaccia, l'anticaccia. Esatto. Quindi voglio dire, non abbiamo... Senti, come si chiamano questi giovani del Parma? Paponi, qualcosa del genere? Ci può essere un giocatore che si chiama così? Sì, certo. Sono molto bravi, no? Giuseppe Rossi, quello che arriva dal Manchester. Cigarini, Giuseppe Rossi, De Sena, poi ci sono dei giovani del Vivaio, c'è Pin, Nicolò Galli, c'è... Sai che potrebbero essere tuoi nipoti? Ma la verità, infatti, quando mi sono presentato per la prima volta a Collecchio per una prima presa di contatto, era una cosa vergognosa, una cosa imbarazzante, però nella vita se non ci si diverte giusto, un po'. Giusto, sei la bandiera di noi brizzolati, tieni duro, Gene. In bocca al lupo, un ciao, abbraccio. Gene. Grazie mille, ciao. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.